Via Colle di Mezzo, la strada che incrocia Via del Santuario, rappresenta un vero e proprio slalom per chi da Pescara Colli viaggia verso il centro cittadino. Non ci sono solo buche, ma deformazioni stradali importanti che devono essere sistemate subito. Si chiude così il primo sopralluogo o tour che dir si voglia del consigliere comunale Massimiliano Pignoli, che ha deciso di rappresentare lo stato delle strade cittadine partendo proprio dalla zona collinare. Questa è la strada più dissestata di Pescara. Capisco e giustifico l'amministrazione, ci mancherebbe altro, ne faccio parte che veniamo fuori da 2 anni di pandemia, però qui è una questione di adesso è diventata di incolumità pubblica. Qui ogni giorno cadono persone, ogni giorno con bici, con motorini e quant'altro. Bisogna intervenire perché ci sono anche, ovviamente, si può intervenire anche in via d'urgenza. Altrimenti io adesso, come torno in ufficio, scriverò una lettera al comandante al sindaco perché proporrò l'interdizione temporanea di una corsia, perché sul lato a scendere, lato destro, la situazione è diventata talmente imbarazzante. Mi chiamano autisti del 118 che incontrano difficoltà anche con i pazienti che hanno problemi di schiena, persone, come dicevo prima, che cadono quotidianamente con le bici e i motorini. Insomma, non è un problema più che può andare avanti, anche perché, come vedete, questa è una strada ad alta densità, percorribile ad alta densità. Gli automobilisti di fatto si spostano verso il centro della carreggiata, invadendo dunque la corsia di senso opposto per evitare di transitare su voragini o toppe. Non è difficile immaginare il disagio durante il percorso, nelle modifiche sbagliate, ci mancherebbe, della traiettoria di chi si trova alla guida di un mezzo. Voglio ricordare che l'amministrazione sta facendo tanto per i colli, tra poco partiranno, ecco, via Salita Camerlengo, gli asfalti che la gente aspettava da oltre 30 anni, strada vicinale Ravignano, strada vicinale Colle Cervone, via Serralunga, il primo tratto di via Calvise, il primo tratto, l'ultimo tratto di via Colle Scorrano e tante altre che adesso non ricordo. Però questa adesso è una priorità per la città di Pescara.